Nel 2012 questa immagine ha iniziato a circolare per internet, terrorizzando un sacco di persone. E la storia che la circonda fa accapponare la pelle ancora oggi. Ciò che però non sono mai riuscito a capire fino ad oggi è l'esatta origine di questa immagine. So la storia e oggi ve la racconterò, ma ciò che mi interessa di più è raccontarvi una curiosità che ormai non riuscivo più a togliermi dalla testa. La curiosità sulla prima apparizione di questa foto. Se vi interessa saperlo, e magari per giunta siete anche come me della generazione cresciuta a suon di storie su internet creepypasta, non vi resta che iscrivervi e lasciare un like di supporto per la ricerca. Visto che oggi però è anche un'occasione speciale, e poi capirete il perché, mettiamoci questo capolavoro che potete trovare su Pumpling. Il perché recensione a una stella delle persone lo scoprirete continuando a guardare questo video. Se voleste anche voi una maglia del genere o simili, su Pumpling ce ne sono veramente di tutti i tipi, potete utilizzare il mio codice Gematria per risparmiare ancora di più su tutto il sito e ottenere delle calze in omaggio. Però è tardissimo, iniziamo! Come vi dicevo poco fa, questa foto fa la sua prima apparizione famosa intorno al 2012, in giro per siti di creepypasta, e appare per la prima volta davanti al grande pubblico sotto il nome di SCP-137. La descrizione che accompagna questa foto è tutto meno che rassicurante. Procedure speciali di contenimento. L'elemento SCP-173 deve essere contenuto in un container perennemente chiuso. Quando il personale deve entrare nel container di SCP-173, deve farlo in numero non inferiore ai 3 elementi. E la porta deve essere immediatamente richiusa alle loro spalle. Due persone devono mantenere costantemente un contatto visivo diretto con SCP-173. Questo finché tutto il personale non avrà evacuato e risigillato il container. Contenimento, container, personale evacuato, ma che roba è? Per capire meglio tutto quanto abbiamo bisogno di andare a vedere più nel dettaglio tutta la descrizione di quello che è rappresentato all'interno della foto. Spostato al sito 19 nel 93, la sua origine è ancora sconosciuta. Realizzato in calcestruzzo e cemento armato con tracce di vernice spray marca Krylon, SCP-173 è animato ed estremamente ostile. SCP-173 non può muoversi mentre è sotto contatto visivo diretto. Il contatto visivo con SCP-173 non deve essere interrotto in nessun momento. Al personale selezionato per entrare nel container è ordinato di avvertirsi a vicenda prima di sbattere le palpebre. È stato rilevato come il soggetto attacchi rompendo le ossa in corrispondenza della base del cranio, nel collo o tramite strangolamento. In caso di attacco, il personale è tenuto ad osservare le procedure di contenimento per elementi pericolosi di classe 4. Il personale riferisce di suoni simili a pietre raschianti provenienti da dentro il container quando nessuno è presente al suo interno. Ciò è considerato normale ed eventuali cambiamenti di questo comportamento devono essere comunicati al supervisore della vigilanza HMCL in servizio. La sostanza marrone rossiccia sul pavimento è un misto di feci e sangue. L'origine di tali materiali è ignota. Il container deve essere pulito regolarmente ogni 2 settimane. Dite la verità, chi tra di voi non conosceva questa foto e soprattutto non conosceva la storia dietro questa foto, aprendo questo video probabilmente non si aspettava che oggi saremmo andati così tanto sul pesante. Ma dove si può leggere tutta questa descrizione? Si può leggere sul sito ufficiale della Fondazione SCP. Per capire meglio che cos'è questo affare e soprattutto cosa sono gli SCP, devo introdurvi al concetto di SCP. Gli SCP, e questa sigla SCP sta per Secure, Contain, Protect, sono entità, oggetti o fenomeni anomali, parte di un universo narrativo collaborativo incentrato sulla Fondazione SCP, un'organizzazione tipo Area 51, segreta, dedicata a contenere queste anomalie per proteggere l'umanità. Ogni SCP è identificato con un numero, per esempio oggi stiamo parlando di SCP-173, ma ce ne sono a migliaia perché vengono aggiunti. Ogni SCP, tra l'altro, è descritto in una scheda ufficiale che ne spiega natura, proprietà e procedure per contenerlo. Gli SCP possono essere creature, oggetti o in sostanza qualsiasi cosa, anche magari dei fabbricati, che sfidano le leggi della fisica e della logica. Sono classificati in base alla difficoltà di contenimento. Innanzitutto ci sono i 6.
safe, quelli più facili da contenere. Poi gli Euclid, parzialmente imprevedibili e che richiedono delle procedure di contenimento molto più particolari. Infine i Keter, estremamente pericolosi e difficili da gestire. Ultimo, ma non per importanza, ci sono altre classi come per esempio Terminato, Cancellato, simili, in cui sostanzialmente magari un SCP si trattava di un essere vivente e lo hanno terminato per ragioni di sicurezza, o magari un oggetto che si è rotto, comunque sia. Esistono tanti nomi, tanti termini, ma quello significa e questo ci basta. L'universo SCP è in realtà nato online nel 2007 ed è attualmente alimentato da una comunità di scrittori che espandono continuamente la lore tutti i giorni. Come qualsiasi sito di storie, in particolare di storie horror, di creepypasta, una buona fonte di fantasia è la realtà, quindi magari delle immagini che circolano su internet, che ci capitano sotto mano, ecco, da lì si parte con la fantasia e sopra quelle immagini si comincia a costruire tutta una storia che poi si evolve e che poi viene inserita all'interno di questo enorme ingranaggio che è l'universo SCP. E non sto scherzando se vi dico che questa volta trovare l'origine di questa immagine non è stato affatto facile. Più che altro è così tanto diffusa su internet che trovare la prima vera pubblicazione non è stato facile. Ma non mi sono voluto perdere d'animo, quindi questa volta ho iniziato semplicemente a chiedere in giro. Sia sul mio subreddit che su altri, però, le informazioni sono state davvero molto scarse. Tutto però cambia nel momento in cui, finalmente, sommerso un sacco di roba, riesco a trovare un articolo di Noi Urmim. In questo articolo si parla del fatto che SCP-173 sarebbe stato presto rimosso dal sito dell'SCP Foundation, o perlomeno la foto sarebbe stata rimossa. Ma in che senso? Perché rimuovere questa foto storica, tra l'altro? Quella è la prima vera e propria entità che il mondo SCP abbia creato e ospitato, e perderla significherebbe anche perdere la propria identità in un certo senso. Ma cerchiamo di andare con ordine, perché questa storia mi ha fatto rimanere veramente tanto male. 2 anni fa, la fondazione SCP ha twittato che la voce di SCP-173, la prima entità SCP esistente, non sarà più illustrata dall'immagine iconica di un'alta creatura umanoide con occhi verdi e macchie rosse e nere sul viso. Sebbene sia per lo più associata all'universo dell'SCP Foundation, l'immagine è in realtà una fotografia dell'opera d'arte Untitled 2004 dell'artista giapponese Izumi Kato. E io già mi sto mangiando le mani perché lo so già dove dobbiamo finire, però scusate, andiamo avanti. Quando Kato venne a conoscenza del fatto che l'immagine veniva usata dalla Wiki, la fondazione SCP e l'artista hanno raggiunto un accordo secondo cui l'immagine sarebbe stata autorizzata ad essere utilizzata dalla Wiki a patto che non fosse stata utilizzata per scopi commerciali. Mentre la fondazione SCP è legalmente autorizzata sotto licenza CC BY-SA 3.0, il che significa che chiunque è libero di creare qualsiasi tipo di contenuto su SCP, purché fornisca credito, SCP-173 è rimasta l'unica eccezione finora. Qualche giorno dopo questo tweet, però, esce fuori un'altra notizia che mi ha veramente fatto dispiacere. Lo staff di SCP Wiki ha iniziato una discussione sulla possibile rimozione dell'immagine, facendo poi l'annuncio ufficiale 2 giorni dopo. La fondazione SCP ha ribadito che Izumi Kato non li ha costretti a rimuovere l'immagine e che la decisione è stata presa in modo proattivo per obbligo legale e morale. Lo sappiamo già dove vogliamo andare a finire oggi, vero? Certo che lo sappiamo. Lo so che vi sta rodendo il fegato, sta rodendo anche a me. Nel momento in cui ho letto questa roba io non ci potevo credere, perché veramente non si può. E mentre normalmente lo staff SCP sceglierebbe un'immagine sostitutiva, SCP-173 non ne riceverà una per richiesta di Moto42, l'autore di tutta la storia. Per questa cosa, che in realtà ok, la capisco, mi è stata data una spiegazione che trasuda una paura dal punto di vista legale senza pari. Infatti, questo Moto42 ha dichiarato che vuole questo per permettere a tutti di immaginare SCP-173 per se stessi. Anche se lo stato di aggiunta di un sostituto sarà votato, è probabile che SCP-173 rimarrà senza un'immagine, più per un fatto di rispetto. Dopodiché, la fondazione SCP ha annunciato un evento per gli artisti che desiderano presentare le loro interpretazioni di SCP-173, che sarà seguito dalla creazione di una pagina di collaborazione artistica per l'entità. Tutto questo, ragazzi, secondo me è semplicemente
folle. Ormai tutti ce l'hanno nel proprio immaginario SCP-173 con quelle fattezze, e cambiare questa cosa significa pretendere di cambiare un ricordo base che tutti quelli della mia generazione, o perlomeno quelli che hanno vissuto questa narrativa, hanno avuto. Oltretutto, e qui io parlo da artista, perché legalmente sono artista ma non mi ci sento, io una cosa che veramente non riesco a capire è questo, e magari gli artisti veri all'ascolto mi sapranno dire: ma un artista, no? Non dovrebbe essere a favore delle pieghe inaspettate che prendono le proprie opere d'arte? Nei vari post si legge una certa insistenza da parte di questo artista, che però non viene approfondita, quindi sinceramente dubito che dopo 12 anni quelli della Fondazione SCP abbiano voluto di sana pianta rimuovere tutto. E meno male che gli artisti dovrebbero essere aperti di mente. Da qui ho proseguito poi con il documentarmi, ma a differenza delle altre volte, a questo giro le cose mi sono sembrate veramente, ma veramente strane rispetto al solito. I post di Reddit di persone che parlavano di questa immagine non sembravano quelli di persone incuriosite come al solito, quanto invece di persone che rimandavano al sito di questo artista senza troppi giri di parole. Fatevelo dire da qualcuno che queste cose le vede, le cerca, le studia tutti i giorni. Qua c'è qualcosa che non quadra. Nessuno parla in questa maniera così tanto impostata, che poi anche legalmente non dà problemi. Insomma, c'è qualcosa di strano. Mi sembra come se qualcuno fosse passato, avesse fatto una bella pulizia e basta. Perché, tra l'altro, in questi casi, non che sia giusto, per carità, però è anche comune trovare un sacco di insulti alla persona che ha voluto questa roba, quindi all'artista che ha creato la statua di SCP. Insomma, sarebbe stato normale nella natura umana vedere delle persone arrabbiate che insultano a manetta. Invece no, invece è tutto ripulito, una cosa che fa paura. Ribadiamo però, non è per il fatto che, ah, mannaggia, non lo hanno insultato, è che è strano dal punto di vista umano che non ci siano neanche opinioni forti, capito? Vogliamo evitare gli insulti, ok, magari una community educata, neanche opinioni un po' più di là, niente. E questo mi ha fatto pensare che c'è qualcosa di pesante che non va, perché o tutti quanti improvvisamente su questo argomento sono diventati dei lord inglesi, però sinceramente io non vedo gente con la tazza di tè, col doppio petto, col bastone, non credo. Scritto praticamente un personaggio di Oliver Twist, ma a dettagli, vedo più che altro un sacco di gente che mostra un rispetto quasi dovuto. E un po' mi fa pensare. Però veramente non capisco come mai ci sia questa voglia di rovinare la festa a tutti quanti, quando a mio parere una persona veramente capace e che veramente sa commercializzare l'arte avrebbe sfruttato la situazione. Nel senso, mo parliamoci chiaramente, ok? Sei il proprietario di una delle opere delle creepypasta più virali di tutti i tempi. Avresti potuto creare di tutto. Io sarei stato contento, per esempio, nel comprare una maglia, una felpa con un SCP, capito? Una cosa bella streetwear. E questo che non capisco, questo tizio ha avuto in mano una delle creepypasta più leggendarie di tutti i tempi e comunque è riuscito a rovinare la festa a tutti. In maniera volontaria, in maniera meno, facciamo che sia una maniera involontaria. Ma capitalizzaci sopra, facci dei soldi, diventa ricco. Non penso proprio che non ti interessa diventare ricco se sei arrivato a chiamare i proprietari delle storie SCP perché, quella cosa è mia, però ci mettiamo d'accordo, non potete. Madonna mia, a questo punto ci capitalizzi, ci lasci divertire tutti quanti e ci fai dei soldi sopra, punto. Che ne so, crea qualche altro videogioco su questa entità, crea un merchandise, crea qualcosa, dannazione, che artista sei? Dovresti creare roba. Immagino a questo punto che sia uno di quegli artisti che se la sente e vabbè. Quindi sì, ad oggi finalmente sono riuscito a capire da dove arriva questa foto, e arriva proprio dal sito di questo tizio, ma sarò sincero. Questa qui è una di quelle poche volte in cui non sono così contento di essere riuscito a scoprire qualcosa che mi chiedevo da anni. Sarà il fatto che aver scoperto che qualcosa che mi ha terrorizzato per tantissimo tempo e suggestionato per anni, un mostro di terracotta che si muove alla velocità della luce solo quando nessuno lo guarda o si sbattono gli occhi, cioè un qualcosa di incredibile, qualcosa che a suo modo ha cresciuto una generazione assieme a tante altre piccole cose. Possiamo dirlo, su internet esistono dei lavori fan-made fatti su queste entità, veramente bellissimi, fatti benissimo. Ecco, questo qualcosa è stato semplicemente tolto, comunque sia, mettiamo caso che per miracolo all'uscita di questo video la situazione cambi. Io non capirò mai come ci si possa comportare in questo modo, capisco il raggiungere un accordo, quello ci sta, benissimo, non capisco questa cosa del tutto.
toglierlo. Se si parla di obblighi legali e morali, c'è qualcosa che non va. Ma questa è la triste storia e soprattutto la triste fine di SCP-173. Sono sincero, ragazzi, sono davvero triste. È un po' come quando passi tanto tempo con un amico d'infanzia e poi lui sparisce lentamente e silenziosamente senza lasciare tracce, per colpa di qualcuno poi. E tu nel frattempo sei andato avanti nella tua vita, magari anche dimenticandoti di lui. Quando poi, dopo tanto tempo, magari in una domenica di settembre, ti torna in mente, è troppo tardi. Grazie a tutti per aver guardato. Fatemi sapere qual è la vostra prima esperienza con SCP-173. Fatemi sapere se conoscevate già questa storia e soprattutto cosa ne pensate di questo macello che vi ho raccontato oggi. Io vi ricordo semplicemente che qui sotto, in descrizione, nel primo commento, potete trovare tutto ciò che può servirvi, quindi Pumpling, TikTok, Instagram, tutto ciò che potete. A questo punto io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.